Ed eccoci ovviamente con la continua, sempre la stessa serata, ovvio. E siamo qui a due passi proprio, diciamo, dal castello di Bosa. Perfetto. Ah, il regno di lava di Bosa. Scontro con il nuovo potere di Bowser, bella. Sentite la canzone, che bella. Una delle mie canzoni preferite. E poi una delle più conosciute di Super Mario. Bella mappa che si è vista. Ecco, allora, queste sono ostie, diciamo, premete A e loro vi trascino. Quando state per arrivare lasciate A e vabbè, e voi vi trascinerà dall'altro lato. Più sarete vicino alla stella e lascerete A e più andrete lontano, poi servirà per delle stelle verdi. E poi ve lo spiegherò meglio anche quando prenderò le stelle verdi, appunto. Ecco. Vai. Vai qua. Bravo. C'è pure la vita qua, non lo sapevo. Ora l'ho scoperto. Era giusto per curiosità, infatti. Attenzione a questi corsi, guardate come mi fanno fare. Sono a mezzo spasso, diciamo. Sì, ciao. No! Guardate come mi fanno volare. Avete visto? L'ho detto, sono a mezzo spasso. Perché amo un pochino il pericolo. Oh, qualche monetina. Aia, attenzione, no, a cagare, vediamo dove stiamo, siamo abbastanza vicini, ma vaffanculo, vai, oh. Non è semplice come oh. Ah, qua c'è una moneta. Brutti cretini, ma me la pagate. Ma vai, se te ne vai. Ah, bello. Ah, qua dovete ovviamente cercare di prendere tutte le monete stando attenti. Ovviamente otterrete una vita. Come sempre. Ecco, lo rifaccio per prendere la sua scheggia a forma di stella. Dai, ma vado avanti, ma. Vai, bello! Tartosso! Il mio personaggio preferito del battaglia. Se tu non sei pronto. Il secondo tombo lo dovete distruggere perché dovete stare in cima, perché c'è una moneta, una medaglia a cometa. Guardate infatti là, guardate. Oppure fate così e la prendete. Se no dovete salire sopra il tombo, che non è tanto semplice. Vabbè. Ok. Ma continua, non è mica finita. Vai, vai là. Vediamo se c'è un Toad. Ah, bello, contro il suo schegge, a me si è sforzato, bravo. Ah, qua dovete stare attenti, cacchio. Tartosso.
tesseratore su Mangiaterra. E quello il tesseratore, però purtroppo una stella verde sarà proprio qua sotto. Sotto questi comp. Dove il tesseratore? Vai, una volta che prendi le stelle verdi finite i livelli, diciamo. Questo non volevo far sfuggire, preso. No! Sì, meno male. Oh, attenzione, è stato, guardate adesso. Pam. E tanto pam. Queste fiamme purtroppo non si possono... Ah, sì, queste si possono spegnere, le arancioni si possono spegnere, quelle che saranno al boss di Bowser tra poco. Quelle fiamme si potranno spegnere. Queste invece sì. E otterrete pure una moneta se le spegnete. Insomma, carino. Ah, qua. Ah, se avete già il fungo da 6, questo fungo varrà una vita, come avete visto. Ah, troppo alto. E uno. Due. E dai, vai. Perfetto. Adesso posso mettere. Bella. Perfetto, guardate adesso. queste fiamme qua non si possono distruggere. Cioè spegnere. Queste arancioni. Le fiamme normali. No. E guardate ragazzi, adesso Bowser vola. Perché ovviamente non c'è gravità. Ah, qua dovete stare attenti. Ah, qua dovete praticamente dare il pugno di vicinanza. Lui alzerà questi meteoriti. E voi dovete colpire, saltargli sopra e colpirlo. Forte. Più che potete. Dovete avvicinare più che potete al meteorite, così sarà più facile colpirlo. Perfetto, questo dovrebbe essere l'ultimo colpo, mi pare. Ah, guardate ora, avete visto? Mette le fiamme. Wow, ok, adesso qua. No, vai ora. Buono, buono, buono. Le fiamme, eccole qua. Ricoprono tutto. Vabbè, adesso. Vai, 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 vai. Buono. E mo? No, l'hai presa. Adesso non c'è più gravità. Aia. Mione da piano. E Bowser sparisce. Però nel frattempo ci siamo guadagnati una bellissima mega stella. La seconda, ragazzi. Ecco, siamo a 9 minuti. Siamo proprio perfetti. L'ho detto, il castello di Bowser è lungo. Solo per farlo. Per farlo ci vuole solo, ci vuole una parte. Per fare solo il castello finale. Poi dipende. Ecco qua, la mega stella. Bella. Cioè, non, poi dipende dal tipo di castello, se è lungo o breve. Se è breve non potete fare pure mezza parte. Perfetto, adesso andiamo al terzo mondo, uno dei miei mondi preferiti. Se non è il mio preferito. Scontro con il nuovo potere di Bowser. Ops.
14 mi dai cometa e 26 moneta. Allora, e poi questo sarà sveglio, infatti. Stiamo proseguendo, ma... vabbè. Vai! Si parte al terzo mondo. Forse questo è il mio preferito, questo. Pure il 6 è bello, però questo è il mio preferito. Guardate la neve, la casa pantanosa, è bellissimo sto mondo. Guardate i meteoriti. E qua si divide per cosa. Vabbè, dopo questa parte ci vediamo alla 15ª col terzo mondo, ragazzi. Ciao!